Allora, ciao a tutti ragazzi, come potete vedere sono io e mi presento a voi, non per avere un'idea di me, ma volevo fare un video, diciamo, speciale, nel senso, per il speciale, ho iscritti 32 e 32 video, che ormai ho aperto il canale, come vi ho detto, da il 24 novembre. Il 24 novembre, quindi da 2 mesi, perché oggi è il 28 gennaio, quindi da praticamente 2 mesi e 4 giorni che l'ho aperto il canale. Che dire, io faccio questo video per un attimo presentare un po' i miei tipi di video, che vabbè, li saprete come sono anche nella descrizione del canale, e anche diciamo per i miei let's play futuri, oppure i miei, diciamo, anche programmi per il computer, software, quindi per voi futuri, anche se adesso sinceramente non ne conosco nessuno. E per esempio quelli avanzati, come per esempio Unity 3D, Blender, io Blender ce l'ho, lo so usare a malapena, Unity non mi so proprio muovere su quei software, quindi quei tipi di software lì non li farò, perché cioè rischierei di fare video veramente fatti male. E quindi io faccio software che so fare e che a voi servono. Poi, per carità, se mi volete chiedere anche dei, non so, dei video su Blender o Unity 3D, cioè mi sbatto a scaricarla, ci vuole 2 ore, faccio la licenza per 30 giorni e Blender, che ce l'ho, se volete, che varie cose, io veramente sono pronto a farlo, se me lo chiedete, perché se me lo chiedete è giusto che abbiate il diritto di vederlo e non mi sembra giusto non farlo. Gli iscritti sono 8 e 32 video da praticamente 2 mesi, che sono praticamente tanti. Adesso questo qua che caricherò sarà 33 video. Chiedo veramente scusa per le mie sospensioni di Zelda Skyward Sword, che praticamente da 2 o 3 tipo settimane che lo registro, 2 credo, facciamo 2, hanno registro Zelda. Nella scorsa parte avevamo sconfitto il boss, tra l'altro una battaglia veramente bruttissima, sono morto 3 volte, ho dovuto fare il video 3 volte, e poi alla fine ce l'ho fatta. È stata una battaglia sfaticante, una battaglia ansiosa come nel titolo, no? E adesso dobbiamo andare finalmente ad Oltrenuvola e mettere la stele nel posto dove abbiamo messo la stele, la prima stella ottenuta nel gioco, e andare nel prossimo, nelle prossime terra, dove dicono che sia un vulcano, e poi così via. Come gioco è abbastanza, diciamo, bello, perché il giocatore è sempre, come potrei dire, diciamo, immerso in questa avventura. Infatti, Zelda deriva proprio da Zelda, da un nome di una signora degli anni 90, del secolo scorso, quindi tipo facciamo, calcolate fino 800 e inizio 900, che si chiama proprio Zelda di nome, ora che non me lo chiedete. Miyamoto ha preso proprio questa, come potrei dire, il nome da questo personaggio famosissimo, perché mi pare che era moglie di un personaggio famoso, per esempio, ora non chiedermi cosa perché non mi ricordo, comunque Zelda deriva da quel nome lì. E Miyamoto poi ha deciso di chiamare il personaggio Link, perché Link sarebbe il link del computer, no? Un collegamento. E lo chiama Link perché Link, il personaggio, è proprio un collegamento tra giocatore e, come potrei dire, e il personaggio. Infatti, con il movimento della mano corrisponde al movimento di Link con la spada. Ed è tutto programmato così il gioco, ok? E poi come software volevo, per esempio, ah no, un'altra cosa, scusate. Inoltre Miyamoto nel suo quartiere amava tanto avventurarsi in foreste fitte, dove ne è uscita la foresta di Fironi in Twilight Princess, e nelle grotte e la lanterna dove ne è uscito l'oggetto. Basta. Adesso per i software ho fatto GameMaker, Stellarium è stato il mio primo video, i miei primi 2 video tutorial su Stellarium, che è stato il mio primo video, dove l'ho fatto proprio il 26 novembre, se mi ricordo, quindi 2 giorni dopo
appunto la fondazione del canale, e sono partito con pochi iscritti, nel senso che sono partito con minimo 2 iscritti, poi 3, con veramente pochi, 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 3, sono rimasto fermo con 3. E poi, grazie alla buona pubblicità di grazie al Let's Play Nintendo Ita, che anche lui fa il Let's Play di Zelda e di altri videogiochi della Nintendo, finalmente ha fatto pubblicità e si iscrivono. Però ovviamente mi chiedono sempre: iscritto, ricambia, perché quando uno si iscrive è giusto ricambiare, nel senso che bisogna iscriversi anche agli altri canali, perché non è giusto che lui si iscriva e io no, cioè è anche maleducato. Quindi io mi sono iscritto anche ad altri canali. E poi dopo Stellarium ho cominciato a fare altri software, per esempio anche Game Maker, che è l'ultimo che ho fatto, Game Maker che per creare piccoli giochi, Zelda e anche i primi passi nel software, che Zelda tra l'altro lo devo portare avanti, ho tante cose da portare avanti che credimi che lo farò prima o poi, lo farò, che tra 3 anni, tranquilli che lo farò, non tra 3 anni, spero anche, non so, nei prossimi giorni. E poi per i miei let's play futuri, credo che dopo Zelda Skyward Sword, non so se fare Zelda Twilight Princess, che anche lì l'ho finito 2 volte, se lo rifaccio lo finisco 3 volte con voi, Twilight Princess, che è molto bello, che è il penultimo uscito, e poi pensavo di fare, non so, Super Mario Galaxy, che però non me la cavo tanto bene, ci devo ancora pensare. E poi pensavo anche, ma non è che ne abbia molti giochi comunque. Credetemi che c'è tempo, magari mi viene in mente. Ora, Let's Play in mente, credo che ho Galaxy e Twilight Princess. E credo anche Super Mario 64 e Super Mario Bros. Credo. O anche Prince of Persia, ma credo di no, perché come gioco non è che mi piaccia molto e poi non l'ho neanche finito e sono un po' incasinato di come gioco. È per la PlayStation 2 comunque. Poi, oltre alle soft, ho fatto anche, oltre che a GameMaker, Scratch, che è simile, che abbiamo fatto al programmazione di Mario, bisogna un attimo capire i meccanismi di quel programma. Se volete seguire il mio tutorial, potete anche mettere un mi piace, mandarmi veramente delle cose tipo, ma non stare a fare i video perché sei veramente negato a farli, cioè. E invece poi c'ho molti mi piace, c'ho una buona reputazione su YouTube, nelle mie statistiche, e sono rimasto veramente contento su tutorial di Pivot per portare un'animazione da Pivot a Movie Maker, che sono passati in 2 giorni da 9 a 29 visualizzazioni, 20, 21. E poi il video per entrare nel Santuario del Cielo, che dopo la ricerca di Terry Curry, che ho poche visualizzazioni, 3 come minimo, lì ho avuto 36 visualizzazioni in tutto, no, 38 adesso. E cioè, veramente ho fatto progressi, veramente tanti 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 progressi. Magari per qualcuno, come ho visto in alcuni miei commenti, ha fatto la faccia stupita, ma non per offesa, perché io veramente penso che quelli che ne hanno 52, 1000, 2000 addirittura, ma anche 3 milioni, cioè come dire, perché sono veramente abnormi, qualcuno c'ha veramente tanti iscritti e una visualizzazione video infinita. Magari dicono, ma magari guarda io ne ho di più, tu ne hai 8, cioè per me sono pochi, per me sono 8, per me sono tanti che ho appena cominciato, per uno come me che su YouTube diciamo non è che dovrebbe avere 1200 visualizzazioni, ma col tempo si va, perché già digitando su YouTube faccio expert 1000, faccio expert 1 e 865, quindi significa che già un po' popolare su YouTube lo sono, non tantissimo come Let's Play Nintendo Ita, né come ABCPipo95, né come Entertainment, né come altri. Ora io ho citato questi perché sono, diciamo, i miei fan di YouTube, possiamo dire, ok? E poi niente. Io vi dico solamente una cosa in conclusione, come altri dovrebbero dire, nel senso, io vi invito sempre a iscrivervi, a commentare e a votare, perché se nei commenti avete dei dubbi non esitate a chiedere, perché veramente io non è che vi mando a quel paese se mi chiedete una cosa, ma anzi vi aiuto e vi dico quello che sbagliate. Per esempio, se su Scratch non è venuta una cosa perché magari Mario non salta, significa che ha trasformato qualcosa, io sono felicissimo di ricambiarlo, ok? Anzi, cioè, è come a scuola, nel senso, cioè, se uno non capisce, alza la mano, è lì la stessa cosa su YouTube. E basta, ho finito, mi sono presentato e
Basta ragazzi, questo è tutto, sono sempre io, Experimento 65, il mio canale e i miei let's play per voi. Ciao a tutti!